salve amiche pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Cosmic Mystery. Oggi dobbiamo parlare con Andre, non ho capito se nel corridoio, no, nel cortile, molto bene, perché dobbiamo scoprire perché lui non ride più. E c'è Bilton che è triste e depresso, ma Andre ci avrà il suo motivo che probabilmente non c'entrerà nulla, infatti vedete che è triste. Ecco Andre, Bilton ha detto che non riesce più a far ridere Andre con le sue battute. Se riusciremo a risolvere questa situazione, riusciremo chi? Io e le mie multiple personalità, visto che sono da solo, Bilton guadagnerà un po' di sicurezza in se stesso e riaprirà Zonko. Sì, fossero questi i problemi della vita. Ciao, Andre. Ciao, Rocky. Come va? Va bene. Ho saltato per errore un dialogo, non ho idea di quel che dice, però presumo. Ma sei sicuro che vada tutto bene? Tutto ok? No. Che succede, Andre? Mi sembri preoccupato. Non preoccuparti per me. Rocky, mi riprenderò. Non ne sarei così sicuro, Andre. E non ti lascerò solo finché non scoprirò che cosa ti dà da pensare. Quindi, insomma, uno non può avere un minimo di tranquillità ad Hogwarts. I Pride of Pottery cambiano i colori della squadra? Cioè, è depresso per un colore? Sì, le uniformi passeranno da essere viola con una stella oro ad arancioni con una stella verde. E sei triste per questo? Ma quei colori non stanno bene. E le stelle non sono verdi, perché sono oro? Vabbè. Ecco, mi dispiace. So che sembra una stupidaggine, ma sono preoccupato per mia nonna. Cosa c'entramo? Io e lei collezioniamo cimeli dei Pride of Pottery da quando ho memoria. Ma se cambieranno i colori, la nostra collezione non sarà più al passo coi tempi. Dovremo ricominciare tutto da capo. No, in realtà aumenta valore perché saranno statuette dei tempi che furono. Ma come fai a sapere che i Pride of Pottery cambieranno uniforme? Sono solo voci di corridoio, ma il mondo di Quidditch è in protesta. Cosa ne pensi dei nuovi colori dei Pride of Pottery, Rocky? Di questo abbigliamento di arancione verde? Vabbè, non lo so, boh. Cerchiamo di essere neutri, è solo una diceria. Non importa cosa penso, è solo una diceria, non sappiamo nemmeno se sia vera. Forse hai ragione, ma già soltanto il pensiero di Pride of Pottery vestiti di arancione verde mi fa venire i brividi. Non ha senso preoccuparsi di un cambio di uniforme dei Pride of Pottery basandosi solo su dicerie. Ma talvolta le dicerie risultano essere vere, Rocky. Hai ragione, anche le voci che giravano sulla chiusura dell'emporio di scherzi di Zonko di Bilton erano vere. Aspetta, Bilton Beams chiude Zonko? Non lo sapevi? Come può chiudere Zonko? Tutti amano quel negozio. Se vuoi, so un modo in cui puoi aiutare Bilton. E come, Rocky? Farò tutto ciò che vuoi. Quando passi vicino, mettiti a ridere. Fixed. Devi solo ridere a una delle sue barzellette. Oh, Rocky, questa è l'unica cosa che non posso fare. Fingi? Sono troppo preoccupato per la situazione di Pride of Pottery per ridere ed essere felice. Allora dovremmo capire se questa diceria è vera. C'è una persona autorevole del Quidditch che potrebbe aiutarci a capire se le voci che girano su Pride of Pottery sono vere? Forse Madame Boom potrebbe aiutarci, sa tutto quel che serve sul Quidditch. Allora andiamo a chiedere a lei. Mamma mia, Andre depresso non si può vedere. Se ora vuoi parlarmi ho tempo, però sbrigati. Ma noi ci prendiamo la cioccorana che abbiamo appena preso, che è doppia. Cioè abbiamo raccolto tipo una cioccorana, una, e continuiamo ad avere la solita cioccorana doppia. Va bene, ma non benissimo ragazzi, non me ne frega niente di tutti questi anniversari, eventi che io ignoro completamente, ma noi andiamo da Banana Boom a scoprire questa voce, sperando che sia falsa, che sennò allora, mamma mia. Buongiorno, Madame Boom. Signor Balboa, signor Hagwood, vi trovo bene. A cosa devo questa piacevole visita? Vorremmo farle una domanda. E vorrei tanto rispondervi, ma sono sommersa dalle scope. Devo pulire, lucidare e riparare tutte queste scope prima della prossima lezione di volo. Va bene, la aiuteremo. Sembra impegnativo, possiamo aiutarla? Ve ne sarei grata, signor Balboa. Se mi aiuterete a sistemare le scope, risponderò con piacere alle vostre domande. E quindi dovremo spendere dell'energia per farlo. Ottimo lavoro, ragazzi.
Il vostro aiuto è stato prezioso per preparare le scope per un nuovo gruppetto di studenti del primo anno pronti a spaccare il voto, a spiccare il volo. Allora, cosa posso fare per voi? Avete detto che volete farmi una domanda? In realtà l'abbiamo già fatta chiedendole se possiamo fare una domanda, però volevo chiederle informazioni su alcune voci che abbiamo sentito. Riguardano i Pride of Poetry. È vero che cambieranno i colori della squadra? Ah, ecco di cosa volevate parlare. Sono ben informata. Non preoccuparti del cambio di colore della squadra, signora EW. Queste voci sono completamente false. Oh, grazie al cielo. Sono dicerie messe in giro da Gregory Cotton, cercatore di Appleby Harrows. Cover ancora per il cercatore di Pride of Poetry, Dougal McBride, da quando questo lo ha minacciato di trasformare la sua testa in un cavolo. Avrei dovuto saperlo. Gli Appleby Harrows non hanno remore. È normale che nel quidditch professionisti girino queste voci? Oh sì, quanti giochetti mentali. Questi giochetti mentali sono parte integrante dello sport quando si gioca ai livelli più alti. Non posso dire adoro perché la manipolazione è il male assoluto. Non mi piacciono i giochetti mentali, sì, che gioco sciocco. Boh, facciamo che gioco sciocco. Sono curioso. Certo che il quidditch è un gioco sciocco. Non intendevo questo. Che cos'hai contro uno sport in cui voli con i tuoi amici evitando bolidi mentre tenti di acchiappare il boccino d'oro? Esatto, non capisco cosa intendi dire definendolo sciocco, signor Balboa. È proprio un sollievo sapere che i Pride of Poetry manterranno i loro colori, l'oro e il viola. Una tenuta classica come quella non va mai fuori di moda, signor Egvu. Un motivo in più per adorare i Pride of Poetry. Volete chiedermi qualcos'altro? A dire il vero, Madame Boomp, mi chiedevo se per caso avesse qualche addobbo. Aneddoto su Milton Beams. Ho scoperto da poco che è stato uno studente di Hogwarts e vorrei sapere di più sul suo passato. Ah, il vecchio burlone. Che cosa ha fatto stavolta? Voglio solo informarmi sul suo passato, può raccontarmi qualcosa sul suo conto? Per esempio, era amato, era considerato divertente, era considerato una leggenda. Ci siamo incrociati per qualche anno a Hogwarts quando era il primo anno. Milton stava tentando per la terza volta di superare il settimo anno. Non credo si possa rifare un anno, però. In quei tempi Hogwarts era una scuola molto più rigida. Bastava una piccola trasgressione per incorrere in una punizione severissima. Ma Bilton non è mai importato. Davvero, cosa intende? Bilton era una sorta di protettore degli studenti. Faceva da scudo ai soprusi di alcuni professori con il dono che aveva per fare baraonda. In un certo senso, le sue uscite hanno creato una sorta di equilibrio che prima non c'era a Hogwarts. Ha persino impedito che finisse in punizione accendendo dei fuochi d'artificio con un tempismo perfetto. Caspita, non ne avevo idea. Due parti che dialogano devono sempre essere alla pari per avere un confronto onesto, e Bilton ha dato agli studenti un vantaggio che prima non avevano. Ci tengo a dire che non tollero che vengano fatti scherzi durante le mie lezioni, simpatici o meno che siano. Eppure, nel grande gioco che è l'educazione magica, qualche volta un po' di baraonda è necessaria per tenere gli insegnanti sull'attenti. Grazie, Madame Boomp. Forza, Andre, torniamo da Zonko a parlare con Bilton. Se riusciamo a farti ridere, potrebbe riguadagnare un po' di sicurezza in sé e magari convincersi di non chiudere il negozio. E Madame Boomp non dice: oh mio Dio, vuole chiudere il negozio? Cose così non devono succedere. No, non lo dice, se ne frega altamente. Scommettiamo che è la solita cioccolana? E invece no, ragazzi, ce l'abbiamo già, ma non in questa raccolta, quindi cioccolana numero 2, dopo l'ennesima duplicazione dei panni di pesci. Torniamo da Zonko e andiamo a scoprire un pochettino che succede. Quanta gente! Deve funzionare, Balboa. Dobbiamo far riguadagnare a Bilton la fiducia in se stesso, altrimenti chiuderà il negozio per sempre. Eccovi, dimostriamo a Bilton che ha la stoffa del comico. Hai trovato Andre? Spero che sia pronto a ridere. Ma sì. Siamo tornati e c'è anche Andre. Ah, signor Helvu, che piacere rivederti. Salve, signor Beams. Oggi la trovo particolarmente divertente. È gentile da parte tua secondarmi così, ma non ce n'è bisogno. Sono ben consapevole di aver perso l'abilità di far ridere le persone. Andre, devi convincere Bilton che è ancora divertente. Vorrei tanto, ma perché devo farlo proprio io? Bilton ha detto che solitamente ti raccontava una barzelletta ogni volta che ti vedeva e reagivi in qualche modo, sempre. È vero, se ci penso lo faceva sempre. Non immaginavo fosse un momento tanto importante per lui.
Sono convinto che Milton sia divertente, non voglio che lasci l'attività e chiuda il negozio. Ma non è semplice ridere a comando, soprattutto quando la posta in gioco è tanto alta. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare per metterti nello stato d'animo di farti ridere. Come quando i comici mettono a loro agio il pubblico per farlo ridere di più? Sì, una cosa del genere. Dimmi che non usiamo la pozione di Ridarella, perché... Tulip, Tonks, Merula, venite, ho bisogno di voi. Energia, ragazzi. Wow, certo che vi siete impegnati molto. La battuta sull'ippogrifo era troppo forte, Rocky. Mi sa che mi manca solo una barzelletta e poi riderò di buon gusto. Perfetto, Andre, dammi un secondo. Bene, Bilton, ora è la sua occasione per far ridere Andre. Basterà una battuta e dimostreremo che ha ancora un ottimo senso dell'umorismo. Ti ringrazio per l'impegno, signor Balboa, ma non penso di esserne degno. Anche se riuscissi a far ridere nuovamente il signor Egwu, al momento non potrei mai. Non mi viene in mente nemmeno una barzelletta. Che ne dici di usare uno dei suoi prodotti, allora? Proviamoci, ma quale dovrei scegliere? La polvere ruttosa? Potrebbe usare la polvere ruttosa, potrebbe far ridere Andre. La polvere ruttosa, un classico, vale la pena tentare, anche perché il primo fa male, non fa ridere. Il secondo, boh, è un farfallino che gira. Mi vado a preparare. Fai venire il signor Egwu quando te lo chiedo? È già lì. Andre, puoi venire qui? Signor Egwu, devo dirti una cosa. Che maleducato, mi dispiace. Prometto che non... Oh cielo, cosa mi succede? Sembra che stia soffrendo di una forma acuta di... Che ridere! Signor Mim, se ce l'ha fatta, come si sente? Oh sì! Bilton ce l'ha fatta, come si sente? L'ha già appena detto. Mi sento benissimo, grazie infinite, signor Balboa. Tu e la signorina Snide avete ribadito che i miei prodotti sono ancora interessanti per alcuni clienti e mi hai aiutato insieme al signor Egwu a riguadagnare un po' di sicurezza nella mia capacità di condividere la gioia de della risata nel mondo. Ottimo, quindi non chiudere a zonco, giusto? Non posso abbandonare così il lavoro di una vita, no? Dobbiamo organizzare una grande riapertura. Che sollievo, mi sento più leggero, come se non portassi più un grosso fardello. Yuppi yuppidu, yuppidu, yuppidu. Ma ora sento un nuovo peso schiacciarmi. Oh no, che succede? Ricordate quando vi ho detto che gli affari non andavano bene dalla recensione spiacevole di Rita Skeeter? Ecco, tenere chiuso il negozio non ha aiutato. Ma dai, a questo punto l'emporio di scherzi di Zonko è andato in rosso. Solo un miracolo potrebbe permettere al mio negozio di rimanere aperto. Forse non ha un miracolo a disposizione, ma noi faremo tutto il possibile per aiutarla. Non merito amici fedeli come voi. Diamo al massimo allora, renderemo la grande riapertura un successo con un'offerta dal nome di Nuovo in Affari. Faremo girare la voce il più possibile, ci servono volantini, montagne di volantini. E quindi abbiamo concluso la parte 3, molto interessante. Nella parte 4 Milton si è ripreso, ma la sua attività è in pericolo. Raduna i tuoi amici e qualche alleato inaspettato per salvare l'emporio degli scherzi di Zonko e fargliela vedere a Rita Skeeter. Ma tutto questo, ragazzi, lo andremo a fare nella prossima puntata di Podcast Mystery, dove andremo a concludere questa missione secondaria a tempo con la quarta parte, che è di 5 parti, quindi molto molto succosa. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata del Podcast Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, trovate la campanella, ricordatevi delle energie gratuite che trovate in giro per Hogwarts. Per oggi è tutto, che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora, iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!